I saldi fanno veramente gola a tutti quanti. Ecco dunque le date nelle quali potrete approfittare per comprare quello che più vi piace, a prezzi imbattibili. I giorni degli sconti, regione per regione. Gli amanti dello shopping non vedono l'ora che inizi l'era dei saldi. In questo periodo assistiamo ad una vera e propria svendita, dove i prodotti che nella stagione precedente sono rimasti invenduti vengono scontati e costano decisamente di meno. L'anno scorso Confcommercio aveva elaborato delle statistiche, secondo le quali una persona, in questo periodo dell'anno, avrebbe speso quasi 120 euro per i suoi acquisti. Tutto ciò si è verificato in estate, anche se nel mese di luglio gli acquisti effettuati sono stati inferiori alle aspettative. Pare però che nell'ultimo periodo tutto stia cambiando in meglio. Questo perché, dopo il crollo economico, molte persone non vedono l'ora di investire i propri soldi, approfittando di questa svendita di fine stagione. Sempre secondo quanto indicato dagli ultimi dati raccolti, alla fine gli italiani hanno speso molto più di quanto stimato in precedenza. Sono infatti arrivati ad acquistare il doppio dei beni messi in vendita, facendo quindi circolare in positivo l'economia. Secondo quanto pattuito dal governo, i saldi invernali di quest'anno inizieranno con un leggero anticipo rispetto all'anno scorso. Ovviamente ogni regione deciderà la data in cui far partire la svendita, motivo per cui in alcuni posti potrebbero iniziare prima e in altri dopo. In Abruzzo gli sconti inizieranno il 5 gennaio, mentre in Basilicata il 2. La Calabria offrirà gli sconti a partire dal 5 gennaio, così come anche la Campania. Tutte le promozioni andranno a decadere nei 15 giorni precedenti. La stessa data è stata individuata per Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia. Ed anche Marche, Molise, Toscana, Piemonte, Puglia ed ancora Sardegna, Umbria e Veneto. Sembra inoltre che questo periodo di promozioni durerà almeno 2 mesi. Gli sconti inizieranno prima in Valle d'Aosta, il 3 gennaio, e in Sicilia, il 2. Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige è ancora tutto da definire, poiché si tratta di una regione a statuto speciale e non ha ancora preso la sua decisione. Molte persone hanno paura del periodo dei saldi, in quanto è proprio in questo momento che si incorre nelle truffe. È quindi importante sapersi muovere prima di effettuare veri e propri danni. Un consiglio consiste nell'assicurarsi che i prodotti messi in vendita siano realmente quelli appartenenti alla stagione appena conclusa. Bisogna indagare, quindi, se quelli che si stanno osservando sono fondi di magazzino o i prodotti che realmente devono essere scontati. A meno che una cosa non sia estremamente conveniente, è sempre indicato confrontare i prezzi prima dell'acquisto. Vale inoltre la regola di conservare lo scontrino anche se, durante questo periodo, i capi non possono essere cambiati. Esiste infatti un'eccezione, ovvero quella che si manifesta quando un capo risulta essere danneggiato. In questo caso il negozio deve provvedere al rimborso o alla sostituzione del prodotto. È inoltre preferibile scegliere negozi di fiducia e provare i capi prima di portarli a casa. Da non dimenticare di esaminare il vecchio cartellino del prezzo, in modo da verificare la corretta applicazione del nuovo prezzo. Siete contenti dell'imminente arrivo dei saldi di fine stagione? Non vedete l'ora di spendere i vostri risparmi, portando a casa belle cose e risparmiando sull'acquisto delle stesse? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti! Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.